Cari telespettatori, bentornati su questa rete e soprattutto bentornati alla nostra trasmissione Medicina a Confronto che questa settimana ha due illustri ospiti. Uno è Andrea Rossi alla mia destra e il professor Rossi è il presidente dell'Associazione Italiana dei Pneumologi Ospedalieri. Andrea, grazie di essere qui con grazie. noi ed è una, stato piacevole ritrovarlo in questa sede come ospite e l'altro è Zambotto di nome... Franco Maria. Franco, Zambotto, Franco Maria Zambotto che è il direttore della pneumologia di Feltre ed è il presidente regionale dei pneumologi eh, ospedalieri italiani. Quindi li ringrazio per essere qui perché ci parla di un argomento all'ordine del giorno. Le malattie respiratorie oggi che peso hanno nella sanità sia economico che statistico che demografico che, 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 de, che di incidenza di malattia, ma soprattutto ci parlano anche di alcune cose che ci devono fare riflettere per prevenire e per curarci meglio. Eh, diamo la parola intanto ad Andrea Rossi. Ah. Allora Andrea eh, mm. ci sono delle, delle cose da dire, qual è la situazione della patologia respiratoria in Europa? Allora è una situazione diciamo abbastanza seria in questo senso che in Europa abbiamo problemi nonostante tutto problemi di fumo la gente fuma, e abbiamo problemi di Inquinamento in generale, soprattutto in alcune aree, sono facile dire aree dell'Europa dell'Est, dobbiamo ricordare anche il Belgio che la fascia nel nord Europa sì. e per la sua conformazione geografica anche la pinura padana. Le, eh, le malattie respiratorie che principalmente colpiscono gli europei sono il tumore del polmone, che è la prima causa di morte per tumori nel mondo l'asma bronchiale che colpisce soprattutto in età giovanile, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e nonostante tutto ancora restano le infezioni respiratorie e la ripresa della tubercolosi, quindi una massa di problemi che porta complessivamente al 13% di tutte le cause di mortalità, è altrettanto alta quanto le malattie cardiovascolari e ictus, quindi è senz'altro... Una emergenza e una priorità. Per dare un'idea, la Comunità europea spende miliardi di euro nella ricerca per le malattie in generale e alcuni miliardi per le malattie respiratorie. Quindi, è una situazione grave, come lo è, come lo è per tutti quanti, è una situazione che è aumentata come rischio negli ultimi anni. Per questo, non bisogna dimenticare che le malattie respiratorie fanno parte delle malattie croniche. E queste malattie sono diventate nel mondo l'emergenza sanitaria rispetto una volta alle malattie infettive. C'è stata mm. la, per la prima volta una riunione alle Nazioni Unite, mm. questo modo in cui le Nazioni Unite, quindi 187 Paesi, hanno predisposto un piano d'azione contro questa che sta diventando una grossa emergenza perché perché soprattutto in Europa la popolazione sta invecchiando. Questo dobbiamo riconoscerlo, è una bella cosa, perché l'alternativa è molto peggiore ovviamente, però eh, si porta con sé eh, il carico delle, delle del patologie. fatto di tutta una vita, in particolare l'apparato respiratorio, se pensiamo che uno, sono due gli apparati che hanno un buco, una comunicazione con l'esterno, l'apparato respiratorio e l'apparato digerente uno mangia in generale tre volte al giorno, ma respira almeno 16 volte al minuto, quindi se si fa il conto in una vita quanta roba è introdotto nell'apparato respiratorio che deve in qualche modo reagire a questo e parte di questa reazione è anche la malarsi, che a volte è proprio una reazione eccessiva. Allora, il professor Rossi vive e lavora a Verona, nel centro universitario o di ospedale o policlinico integrato di Verona, e quindi è in piena polluzione atmosferica, anche lui di persona, mentre vive in una zona molto più eh, salubre Franco Maria Zambotto, che è il direttore della pneumologia di Feltre. A questo proposito, grazie di essere qui, la regia ci farà vedere l'ospedale di Feltre. In una bella fotografia aerea, perché è in mezzo eh, all'inizio delle montagne la valle che poi finisce a San Martino di Castrozza, e eh, quindi a Passorolle, quindi una zona piacevolissima per, la, per, la, per viverci, eccolo qui l'ospedale. Allora, eh, caro dottor Zambotto, pneumologo di lungo corso e, e a Feltre da sempre, da tanti anni. Qual è la situazione di Feltre e perché un ospedale come Feltre, in una zona che può essere così salubre, ha avuto la necessità a suo tempo di avere proprio la, eh, il reparto di pneumologia? Beh, la storia della pneumologia feltrina risale agli anni 30, quando il regime, si chiamava così all'epoca, decise di combattere la tubercolosi. Eh, L'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, oggi INPS, Stabilì con l'aiuto la, dottrinale dei tisiologi di Napoli una grande rete sanatoriale in tutto il Paese per debellare e combattere la tubercolosi. Feltre fu uno di questi nodi di assistenza. Diciamo dire, possiamo dire che il concetto moderno di rete clinico-assistenziale venne stabilito con la tubercolosi. Quindi la pneumologia che prima di quest'epoca non esisteva era una parte, una branca della clinica medica o della medicina generale, ebbe il suo boom in Italia per primo, poi in Svizzera, in tutta Europa e poi gli Stati Uniti ci copiarono per debellare la tubercolosi. Quindi la tubercolosi venne sconfitta in, come malattia di massa, come malattia sociale, come si diceva all'epoca e anche oggi è considerata malattia sociale, tant'è che ci sono provvidenze da parte dell'INPS per gli ammalati e per i loro familiari. Venne sconfitta da questa grande rete, da questo grande sforzo clinico e un sforzo anche economico. Su questa base, quando declinò la malattia tubercolare, il suo posto venne occupato da altre patologie emergenti il tumore del polmone, la bronchite cronica, le fibrosi polmonari, le pleuriti, oggi le, i disturbi correlati all'obesità, il, il problema delle apnea del sonno, l'asma bronchiale che colpisce una quantità di giovani in, in incremento, l'incidenza e la prevalenza dell'asma bronchiale tra le giovani generazioni è in aumento e soprattutto il grande dramma attuale della bronchite cronica. Quindi, tutto è nato con la tubercolosi, quando la tubercolosi declinò il suo posto venne occupato da queste nuove patologie che stanno diventando una importante causa di morte, la seconda o la terza in Europa e anche in Italia nel 2020 diventerà la seconda causa di morte se insieme alla BPCO mettiamo anche il tumore del polmone e quindi la pneumologia oggi ha solide basi epidemiologiche per continuare a sussistere. Ahimè. Quanto in questo uh, le brutte abitudini degli italiani e l'ambiente in cui viviamo ha pesato? L'ambiente pesa tantissimo. Intanto vale il principio sociologico generale, i ricchi guariscono prima. Si presume che chi è ricco sia più acculturato e si presume che chi è più acculturato abbia maggiori nozioni di igiene. Tant'è che negli Stati Uniti dove c'è un'obesità dilagante... I ricchi tendono ad essere più magri dei poveri, questo per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale. Per quanto riguarda gli stili di vita, va da sé che le condizioni sociali, le condizioni economiche e le condizioni culturali profondamente influenzano lo stile di vita delle persone e dei cittadini. Ad esempio, le limitazioni all'esercizio fisico favoriscono l'obesità. Una dieta squilibrata, un cattivo stile alimentare favorisce l'obesità, l'obesità si trascina dietro le cardiopatie ischemiche, si trascina dietro l'ipertensione, si trascina il diabete, si trascina l'asma perché gli obesi, i bambini obesi sviluppano più facilmente asma. Poi c'è il grande dramma tuttora irrisolto che continua a sussistere con atti che si ripetono di anno in anno, di generazione in generazione, del fumo di tabacco. Il fumo di tabacco è un'epidemia ormai mondiale che colpisce molto di più i paesi poveri perché i poveri fumano più dei ricchi a livello di paese, ma oggi in Italia molta gioventù continua a fumare purtroppo e molte mamme continuano a fumare anche in gravidanza. Il problema dei ragazzi qual è? Che la malattia non si manifesta subito, si manifesterà a distanza, quindi c'è il grosso problema della latenza dei danni dal fumo. Forse per questo il problema del fumo è così poco sentito a livello di opinione pubblica e la gente è così poco sensibilizzata. Il problema delle mamme. Le mamme che fumano pare, dalle ricerche che chiamano oggi di proteomica, cioè quella roba che studia come si mettono insieme le proteine e gli acidi nucleici all'interno delle cellule, trasmettono una, un modo di ragomitellarsi delle sostanze importanti de genetiche dentro la cellula per cui la mamma e trasmettono l'abitudine al fumo alle figlie femmine della seconda e terza generazione successiva il messaggio è la mamma incinta che fuma trasmette quasi sicuramente l'abitudine al fumo alla nipote e alla pronipote questa è una, una, bella, sì. una bella notizia che deve farvi pensare cari signore, e, caro Rossi e allora quanto, quanto incide nella spesa sanitaria la malattia respiratoria in generale? Allora, intanto bisogna dire che la spesa sanitaria è una spesa non, non elevatissima, c'è bisogno di razionalizzazione, sì. però bisogna anche essere coscienti che con la moderna tecnologia e medicina bisogna controllare il fenomeno perché è certamente destinato se cioè, no ad aumentare certamente non a regredire se pensiamo a quali sono tutte le, <coughs> le tecnologie cioè quali sono le, le previsioni, previsioni di spesa sanitaria allora, la generale. previsione che fa la comunità l'Unione Europea ah, è sì. che la spesa sanitaria sarà il 16% del PIL dopo il 2020 mm. quindi se pensiamo che all'8% sperando che ci sia un PIL sì, per sì, non vedere di quanto è il PIL il discorso che faceva che fa Franco sulla sull'obesità e sul fumo, è particolarmente sì. interessante perché ci, ci, bisogna tenere presente che tutti e due questi fenomeni causano un'infiammazione sistemica. Sì. Cioè il fumo non va solamente nei polmoni, va, arriva nel midollo osseo sì. e le sostanze liberate dal fumo vanno in circolazione. Sì. Le, le cellule grasse a loro volta sì. sono delle cellule pro-infiammatorie. Quindi il fumo e l'obesità hanno un effetto sinergico sul determinare nell'organismo quella che viene chiamata una infiammazione sistemica a bassa intensità sì. che provoca Ma che è della base per tutte le malattie croniche. Sì. È importante considerare che la, il danno parte da un determinato organo, ad esempio no, i polmoni, perché uno ci fuma, eccetera. Però poi a questo. Va, diventa sistemico e va a unirsi ad altre, sono quelle che noi chiamiamo complicanze, comorbidità, che ovviamente si accentuano. Pensiamo, ad esempio, che nel 1990 in Europa gli ultra ottantenni erano il 3,1% della popolazione, adesso sono il 12,1%. Eh sì, d'altra parte, merito della cioè, medicina eh, certo e anche, anche della beh, direi prevalentemente forse gli antibiotici sono quelli che sì. hanno determinato proprio il grosso aumento, però bisogna anche sempre ricordare i piccoli miglioramenti. Allora, andando avanti con l'età, queste cose poi tendono ad accumularsi. Le voci di spesa eh, diciamo, più importanti dal punto di vista della quantità di persone colpite sono sicuramente le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie. Il diabete, malattie metaboliche viene immediatamente dopo, sì. ma poi ci sono quelle malattie definite rare. Che in realtà hanno dei costi molto elevati Grazie. dal punto di vista sia della diagnostica sia dal punto di vista della terapia, perché richiedono le cosiddette terapie intelligenti, cioè quelle terapie che vanno a livello delle proteine, che vanno a livello dei geni, per quello che si può. Quindi c'è diciamo, una spesa diciamo così, determinata dal numero e c'è una spesa determinata, chiamiamola dalla qualità, cioè dalla differenza di. È non necessario è. Scusami, razionalizzare quello cioè. che diceva prima Franco, una cosa molto importante, la rete. Ora, pensiamo che negli anni 40, ma soprattutto inizio anni 50, gli stranieri venivano in Italia a studiare il sistema di organizzazione antitubercolare sì. che c'era in Italia. Pensiamo a come Ecco, questa organizzazione di rete è un sistema di razionalizzazione. Se pensiamo che non ci fosse stata la prevenzione, i famosi consorsi, eccetera. Tutte le persone malate di tubercolosi si sarebbero tutte ricoverate negli ospedali, quindi sarebbe stata una cosa enorme. Quindi la rete è il vero sistema, adesso noi non siamo tecnici da quel punto di vista, diciamo, però sarà essenziale vedere questo tessuto di collaborazione tra le strutture sanitarie. Volevo chiedere al nostro Presidente regionale perché così almeno sappiamo a livello locale come siamo messi. La rete pneumologica. In questo momento, negli ospedali, nel territorio, è sufficiente, è ben distribuita o c'è da razionalizzarla? La rete intesa in senso giuridico ancora non esiste, la nostra mm. è una rete reale, concreta. Mm. Significa che esistono strutture concrete, mm. dislocate in punti strategici della regione, che guarda caso fondamentalmente sono gli stessi dell'antica rete sanatoriale eh. e soddisfa, siccome era disposta in maniera strategica, per dare parità di distanza a tutti i cittadini, cioè chi era malato faceva lo stesso percorso per andare in ospedale in qualunque punto della regione abitasse, erano dislocate in maniera strategicamente utile per l'accesso dei cittadini. Quindi i reparti di pneumologia esistono in regione Veneto? Sì. Sono in numero sufficiente e adeguato ai bisogni della popolazione? Sì. Però bisogna fare uno sforzo giuridico e di conseguenza, prima politico e poi di conseguenza anche giuridico, di strutturare questa rete pneumologica in maniera esplicita e non soltanto implicita come è a tutt'oggi, di modo che i vari reparti valorizzino le loro competenze in rete, chi sa fare una cosa cura i pazienti che l'altra non sa fare e viceversa, in modo tale che il malato respiratorio abbia lo stesso standard esistenziale per le cose di base respiratorie. Poi, per le cose difficili o quelle più complicate o quelle che richiedono tecnologie ad altissimo costo, queste attività vengono concentrate in pochi centri con elevato grado di competenza clinica. Esempio, se uno deve fare il laser, io personalmente mi occupo anche di questo, però... Ammetto e confesso pubblicamente che la mia, come si direbbe oggi, l'esperienza clinica è molto limitata e quindi pur non avendo mai ammazzato nessuno, però concentrando queste attività di altissimo valore chirurgico e di altissimo valore tecnologico in pochi centri ben funzionanti, disponibili H24 per tutti i centri regionali, non sarebbe una cattiva idea, così come non sarebbe una cattiva idea rivedere i rapporti con l'università per quanto riguarda la produzione del numero di specialisti che è importante. Come presidente Veneto non posso fare a meno di dire che tre specialisti prodotti dall'Università di Padova come posti ministeriali per tutte e tre le Venezie, non dimentichiamo che Padova produce specialisti per il Veneto, per il Trentino Alto Adige e per il Friuli Venezia Giulia, sono troppo pochi. Per mantenere in futuro questa rete. Quindi c'è un problema di sostenibilità di rete pneumologica per mancanza di medici specialisti. Oggi dobbiamo importare specialisti da altre regioni. La Sicilia, per fare un esempio, ha tre scuole di specialità, altri veneto ne ha una sola. Per fare un esempio che politicamente potrebbe anche irritare qualcuno, però è un dato di fatto. Quindi i pneumologi, gli pneumologi veneti. Per quanto riguarda la mia testimonianza hanno un livello di competenza che riflette uno standard europeo, è importante che la Regione metta in rete tutti i centri pneumologici, soprattutto per quanto riguarda la cura della insufficienza respiratoria mediante la terapia ventilatoria non invasiva per evitare che il malato con BPCO vada a finire in rianimazione dove se gli viene praticata la tracheotomia ha più probabilità di morire o di morire prima quando ritornerà al suo domicilio. In conclusione, la rete esiste, va formalizzata in modo tale che vengano valorizzate tutte le componenti professionali, anche infermieristiche, perché è importante il ruolo dell'infermiere respiratorio, sia per quanto riguarda l'aspetto assistenziale, sì. dobbiamo creare infermieri con specializzazione nella gestione delle acuzie respiratorie e sia per quanto riguarda l'aspetto anche dei medici che devono distribuirci le competenze in base al bacino d'utenza e in base ai loro talenti naturali. Certo. Ma voi come associazione scientifica eh, ovviamente rappresentate gli ipneumologi, quindi le, i reparti. Non potete non con sono. la Regione Veneto concordare delle azioni precise per migliorare sul territorio l'assistenza e la distribuzione della, delle altre specialità? Allora noi ci stiamo muovendo sia a livello regionale sia a livello nazionale in un progetto di gestione integrata, cioè al giorno d'oggi non è più possibile pensare alle specialità come a compartimenti stagni, sì. come esiste l'ospedale per i... Ecco, adesso scusa Don Rossi, e tra due minuti dopo la pubblicità il professor Rossi ci spiegherà anche queste cose, rimanete con noi. Eccoci ancora qui. Allora, Professor Rossi, concludiamo il discorso che stavamo facendo. Sì, sulla di non vedere compartimenti stagni, sì. e il discorso che si sta portando avanti a livello nazionale è in due direzioni, gestione integrata medicina ospedale territorio, cioè il, eh, la persona, come si dice al Ministero, la persona con la malattia non è una persona che viene caricata o scaricata di qua e di là. La prospettiva è una gestione integrata, è già avanzata in alcuni paesi e quindi c'è una profonda necessità che tra lo specialista e il medico di medicina generale si stabilisca un rapporto più stretto di quello che c'è attualmente. Stiamo lavorando insieme con le società scientifiche delle medicine. Anche con le reti generale. telematiche, insomma, eh. il medico di base. Eh. Può... Potrebbe essere sì, teniamo presente che parte. i medici di medicina in generale adesso si uniscono, sì. vengono in due uniti tre in strutture, unità di terapia. Questo consenterà con anche, medicina. ad esempio, ai medici e medicina in di medicina generale di attuare delle indagini di base. Che adesso restano ancora limitate. Però dobbiamo dirlo donna. chiaro ai nostri telespettatori. Gli specialisti che sentite qui e anche tutti quelli che vengono parlano di cose da fare molto belle. Ma pensate che il decreto Balduzzi e la Spending Review, il solo decreto Balduzzi ha 700 blocchi in aula, 700 domande che bloccano tutto per poter interloquire, e migliorare o, o modificare. Quindi in realtà. Tut, non va avanti nulla, va, andrà avanti molto poco. Quindi allora, il problema è economico essenzialmente. Sì, e fondamentalmente, questo lo, lo rilevava anche romanzi dell'Ottocento, sì. le persone sono resistenti al cambiamento, cioè la maggioranza delle persone sono resistenti al cambiamento, anche perché c'è un, un tenore di vita, una cosa che sì, va abbastanza bene. Allora, il cambiamento invece deve avvenire quando si guarda al futuro, perché quello che abbiamo adesso non è obsoleto dopodomani di fronte alle nuove necessità di gestione proprio se vogliamo razionalizzare la spesa. Quindi gestione integrata con la medicina generale e gestione integrata con le altre specialità. Cosa vuol dire? Vuol dire non la figura del medico che sa tutto e che mette insieme, è il lavoro di equip. Al giorno d'oggi il lavoro di equip è fondamentale e in questo senso è stato recepito negli ospedali, per esempio con i dipartimenti. Certo, uno dice poi nella sua realtà si confronta solo con quel medico, eccetera. Lavoro di equip. L'altra cosa su cui lavoriamo tutti, e qua penso che le persone siano interessate, noi vogliamo assolutamente migliorare il livello di comunicazione sì. tra gli operatori sanitari, sia sono medici e infermieri, e le persone. Devo dire che da questo punto di vista siamo veramente un po' arretrati. Vedo nei questionari che vengono fatti dappertutto le le persone ci sono due linguaggi diversi. Ecco, sono linguaggi diversi, ci sono ancora eh, come dire, figure un po' distanti. È una, una, bar, una barriera non dire barriera forse è troppo grossa, ma comunque è un ostacolo ecco, da rimuovere nel senso della comunicazione. Questo perché la medicina moderna è una medicina di partnership. Si dice, sì. cioè non c'è più il medico e il paziente o l'organizzazione sanitaria che ingloba la persona, ma la persona partecipa alla propria cura e questo anche nelle malattie apparentemente più gravi e più difficili da affrontare, perché adesso abbiamo, posso usare una parola, tumori che 15 anni fa erano quasi sempre mortali, adesso hanno una sopravvivenza a 5 anni dal 94 al 97%. Allora, la possibilità di affrontare insieme, quindi processo integrato dal punto di vista del sistema sanitario e del personale sanitario, integrazione all'interno della città, ma anche partnership con la persona. Bene, queste non dico che le abbiamo realizzate, sono direzioni Ma è la speranza di No, Direzioni realizzate. nelle quali stiamo lavorando a tutti, a tutti i livelli. Adesso, ha suo dato che viviamo nella uh, inquinatissima per motivi ambientali, Geogra geografici. pianura geografici, pianura padana, eh, Franco Maria Zambotto dirige un bellissimo reparto in una zona che dovrebbe essere salubre. In realtà è pieno di ammalati, così, perché sennò no questa questo ex eh, localizzazione delle, eh, per la cura della TBC è diventata una vera e propria premologia a tutto campo. Quali sono le patologie più importanti? E dopo, in relazione all'attività, eh, abbiamo già capito che il laser endobrochiale sarebbe bello, eccetera, però bisogna farlo altrove perché costa molto, bisogna avere molta casistica, però lì, per esempio, voi fate uno studio sui problemi legati a sonno e respiro o non buono. Ecco, spiegare anche qual è la patologia del sonno. Il problema del sonno... Eh. È nato un po' con un parto... No, ho bisogno più di, prima di tutto di, una, sì. di un volume di affari, di lavoro. Quante, quanta patologia avete? Per esempio, tumorale ce n'è tanta? O è più bronchiteca, cronica? Allora, il, eh, la zona più... del feltrino, siccome sì. ha un'inversione termica per molto tempo durante l'inverno, sì. gli inquinanti vanno verso il suolo, sì. ha un'incidenza come si dice, di tumori più alta della media regionale. Ecco, è cosa Questo è un punto importante brutto, da chiarire. Secondo dato, secondo dato eh. il, la prima ricaduta radioattiva dell'episodio di eh. Chernobyl avvenne mm. nel nord-est sulle montagne con la pioggia e quindi ci fu un inquinamento del suolo abbastanza importante mm. su mm. questa base. Il terzo dato è... Il, la questione di cui si parla poco perché può creare un po' di sconcerto a livello sociale è che è la questione dell'esposizione al gas radon, che nelle sì. montagne è più facile che, che ci sia che in città, perché le rocce, tutte le rocce sì. del pianeta Terra contenendo uranio, l'uranio nel suo processo di degradazione fisica Emette tante cose, tra cui anche il gas radon che si infiltra dappertutto e in montagna dove, dove fa freddo eh. e le case vengono chiuse ermeticamente per tutelare il caldo che sta all'interno perché scaldare costa. L'esposizione al gas radon è molto più alta che non nelle città o nei grandi centri urbani, che al contrario hanno i più inquinanti particelle sottili e cose di questo genere, ossidi di azoto e altri inquinanti che danneggiano il polmone. Quindi è una zona le... brutta e feltrina dal punto di vista della salute? Insomma. Tutte le valli alpine dove c'è inversione termica sono zone brutte, tanto quanto la pianura padana, tant'è che non è pianura padana, si chiama valle padana, valle. perché ci sono montagne a nord e montagne a sud, è una grande valle. Dove c'è attività antropica, cioè dove l'uomo fa qualcosa, lì c'è inquinamento, c'è poco da fare. Se no bisogna andare in alto. Ma andando in alto c'è il problema dei derivati contenenti atomi di carbonio tipo plastica, di diossine, per parlare chiaro col loro nome. Eh. Che vengono trasportate dall'aria, partono dalla pianura dei grandi impianti industriali, vanno verso le montagne. Quando il vento soffia verso nord, precipita come precipitazione e inquina il suolo. E quindi è un'altra fonte di inquinamento, anche quella. Quindi distinguere le zone, pure, italiani, le zone pure dalle zone impure sì. de, del nostro nord Italia o dell'Europa è un po' un gioco che lascia il tempo che trova, perché viola, è come, è insomma, è come prendere a schiaffi la verità, non si deve mai prendere a schiaffi la verità, perché chi prende a schiaffi la verità prima o dopo... Ne riceve tanti di schiaffi o fa sempre una gran brutta figura. Gli altri problemi c'era sì. la diapositiva sì. lì da, da. Se ci fai rivedere regia la diapositiva sì. di poco fa. Per Quella dell'incidenza delle sì. malattie, della classificazione: sì, perché dopo, dopo i tumori I polmonari, sì. ecco qui. Ecco, cioè il cuore. tumore del polmone, che è importante, ha una prova Questi sono dati eh, che riguardano la regione Veneto, non sì. in Feltrino. Sì. Eh. Quindi la prevalenza dei tumori nel Veneto è del 3%. Sì. Significa che io prendo 100 persone che passano a caso per strada, 3 hanno avuto un tumore o hanno un tumore negli ultimi 5 anni della loro vita. Poi per quanto riguarda le malattie respiratorie abbiamo la BPCO al quinto posto che fa 6.400 ricoveri in ospedale nell'anno 2009, dati registrati dagli ospedali veneti. C'è il grande problema delle allergie. L'allergia in montagna è molto più frequente perché da quando la gente non fa più agricoltura in montagna i pascoli non vengono più sfalciati tre o quattro volte all'anno come faceva il nonno dell'attuale abitante della maga. Allevano le vacche, le vacche devono mangiare il fieno, il fieno non viene tagliato come un tempo per fare da foraggio e dunque la, la massa totale pollinica è aumentata a dismisura. La Regione Veneto ha impostato una rete di rilevazione pollinica distribuita in tutta l'area. Per cui i cittadini che sono interessati possono andare nel sito dell'ARPAV e guardare di giorno in giorno, di settimana in settimana, la quantità di polline che esiste nell'atmosfera. Le persone allergiche possono fare questo per prevenire le grandi crisi. Poi c'è il problema. Eh, sì. la BPCO che incide tantissimo, Eccola la, la BPCO, perché la BPCO è importante? Perché non è tanto il problema dei ricoveri quello della BPCO, è il problema che riguarda una quantità di anziani sempre più grande. La BPCO, come diceva il professor Rossi prima, il nostro Presidente nazionale, è una voce importante di spesa, perché se io spendo 100 euro per curare la BPCO, 54 di questi euro li spendo per l'ospedale, il resto per il territorio. Ma se io facessi una diagnosi precoce della BPCO con la spirometria, che è un esame banale, sciocco, purché sia fatto da personale competente. Non è invasivo, è di basso costo, come si dice in gergo di management, è costo efficace come esame, cioè si spende poco per ottenere tanto si potrebbe fare una diagnosi precoce e trattare per tempo tutta questa gente, evitando che cronicisi, risparmiando almeno metà di quei 54 euro. già risparmiare 52 euro, già risparmiare 25 euro, sarebbe un gran risparmio, perché moltiplicando 25 euro per tutti i, per tutti i malati, e alla fine dell'anno per le casse della regione, che sono le nostre tasche, sì. Sarebbe un bel risparmio. Questo, queste sono le grandi sfide che l'epidemiologia presenta oggi alla medicina respiratoria. Resta eh, l'ultimo, ecco. il dramma del mesotelioma. Ecco. Il dramma del mesotelioma noi lo stiamo pagando oggi per errori fatti 20 o 30 anni fa. Il grande uso dell'amianto libero, dell'asbesto libero, la miere di Eternit, per fare un nome e un cognome che hanno inquinato, il Veneto è pieno di queste sostanze perché tutti i casotti, come si dice, che in cui si metteva il coniglio, l'attrezzo agricolo, sono coperte con eternite, l'eternite col tempo si sgretola, si liberano fibre di amianto, anche chi alleva le galline ha queste coperture, chi stira addirittura in casa ha scoperto con pazienti che usa lamine di, di amianto per non bruciare i tessuti, per riparare le tavole durante la stiratura. Il problema dell'Eternit esiste, la quantità di persone con mesotelioma, la cosiddetta incidenza e prevalenza si dice in statistica sanitaria, è destinata ad aumentare fino al 2020, quindi questi malati li abbiamo oggi, ma sono malati frutto di errori ambientali, ecco la questione dell'inquinamento che ha rilevanza per la salute, fatti 20 o 30 anni fa, all'epoca del grande boom economico. Ecco, se posso fare due sì. precisazioni su questo, intervenendo su un discorso che è molto importante. Non, non dimentichiamo, perché abbiamo parlato giustamente molto di inquinamento, non dimentichiamo che il principale inquinante è il fumo di sigaretta. Sì. Qua, voglio spendere proprio una parola su questo, perché il fumo di sigaretta causa i tumori del polmone e causa la broncopenepatia cronica ostruttiva, bronchite cronica ed enfisema polmonare. Queste malattie nei non fumatori sono, non dico sconosciute, ma sono molto, cioè il rapporto è di 80 a 20. Quindi un fumatore ha questo... Non solo, la bronchite cronica e il tumore spesso viaggiano insieme se uno non muore prima. Lui parlava di anziani. Siamo, allora stiamo parlando che questa malattia colpisce il 12% della popolazione adulta, ma colpisce il 40% dei fumatori. Cioè ed è una malattia, queste sono statistiche generali, in aumento noi siamo riusciti a ridurre la mortalità per le malattie cardiovascolari, per gli ictus, per, persino per gli incidenti, sembra strano certo. gli incidenti, mentre sono in grosso aumento per questo, perché come dice si pagano gli errori del passato. Non sono stato solo l'amianto, ma anche il fatto, non dimentichiamo la grande pubblicità che veniva fatta per le sigarette. Certo. Cioè era lecita, nei film, tutti avevamo presente Anthony Bogart sì. che fuma le sì. sigarette, quindi... Poi si dice, lui parlava delle persone, persone anziane, sapete qual è l'età media che compare negli studi clinici? Sì. È di 64 anni, quindi tra i 64 e i 70 anni. Al giorno d'oggi, se noi diciamo che queste sono persone anziane, parliamo di oltre un terzo della popolazione. Non solo, ma la malattia è partita 25 anni prima. Sì. Quindi se noi potessimo diagnosticarla, quindi le operazioni sono di due tipi, sì. primo assolutamente potenziare il più possibile le campagne antifumo, questa dobbiamo convincere i giovani, non che fa male perché dice giustamente i giovani che non interessa a vent'anni morire quando ne è tanto, no, dobbiamo convincerli che è una cosa che li danneggia proprio riuscire a dargli una, qualche esempio negativo, ecco, questo devono superare. L'altro, riuscire a fare queste, a prendere case finding, a trovare le persone nelle fasi precoce, perché allora ci sono i cambiamenti degli stili di vita. La principale medicina per allungare la vita è l'esercizio fisico. Sì. Allora, se uno, io mi ricordo una, eh, una persona che ho visto che mi dice a ah, 56-57 anni mi sono accorto che non riuscivo più a fumare le mie sigarette e a giocare a calcetto. Allora, cosa ho fatto? Ho smesso di giocare a calcetto. Ecco. No, è il contrario, come <ride> bisogna smettere di fumare. Quindi, è molto, eh sì. è molto importante molto smettere importante. Ma, rapidamente di ecco, fumare. Quindi esercizio fisico, perché l'esercizio fisico rivela la mancanza di respiro. Noi qua seduti non ci manca il respiro. Ma se noi facciamo una corsa, certo. no, siamo allenati. No. L'esercizio fisico è importantissimo sì. perché riduce. La, il sovrappeso, riduce l'infiammazione sistemica. Quindi pensate che quello l'esercizio fisico riduce l'infiammazione sistemica. Fa avvertire prima i sintomi, quindi indurre le persone a fare esercizio fisico è il, il secondo importante cambiamento negli stili di vita dopo aver smesso di fumare o non aver mai allora, iniziato. Camminare e andare in bicicletta. Camminare e andare in bicicletta e non ingrassare, no, ecco. a feltre a e feltre sciare. Eh sciare, zambotto. Il sonno che diventa una patologia? Il sonno... Non lui. C'è la patologia <ride> del... derivata col sonno. Eh. Allora, un essere umano passa metà della vita, se va a letto regolarmente, dormendo. Cioè, uno vive 100 anni, 50 li ha... non li ha vissuti, ha dormito. Quindi metà della vita si passa dormendo. Il problema del sonno sussiste quando l'individuo... Anche Intanto la regia ci manda la cabina del sonno eccola là, sì, del tuo Sì, quello è il cosiddetto laboratorio del sonno che abbiamo a Feltre, adesso i laboratori del sonno ce ne sono in quasi tutte le pneumologie della regione Veneto, quindi il fabbisogno per i pazienti come rete di laboratori esiste, è un problema di rapporto tra domanda e offerta, c'è uno squilibrio grandissimo tra domanda e offerta. Se si può fare rivedere l'immagine, quel letto lì è un letto, come si dice, tecnico dove il paziente, che non è un paziente fino a questo momento, è uno, persona. di solito grande, grosso, è una persona che di solito viene mandato lì o dalla moglie che si lamenta che non ci può più stare assieme di notte perché la russa deve dormire da un'altra parte o che ha problemi durante la notte di relazioni anche con la signora oppure che ha problemi di ripercussioni negative durante il giorno, cioè osserva una importante diminuzione di concentrazione di attenzione e di memoria. E soprattutto una grande sonnolenza durante il giorno, quella sonnolenza che è una causa importante di molti incidenti stradali, anche e soprattutto di guidatori di mezzi pesanti. E, mh, cosa è successo? In parole povere, quando uno diventa troppo grosso... Troppo grosso vuol dire, per le misure dell'italiano oggi, quando uno comincia ad avvicinarsi ai 90-100 kg, quando supera i 100 kg è quasi sicuro che ha le apnee del sonno. Dai 90 ai 100 è quasi sicuro, con questo peso corporeo, a meno che uno non sia un grande atleta, cioè fatto solo di muscoli, succede questo fenomeno di notte, che le vie aeree superiori, cioè questa parte qua, le vie aeree che viaggiano dentro il collo, vengono come compresse. E quando uno tenta di tirare dentro l'aria, la via aerea si chiude per un fenomeno di pressione di cui è maestro il nostro Andrea Rossi, grande maestro di questa dinamica respiratoria. In sostanza la via aerea si chiude come se uno fosse impiccato. Quando questa impiccagione spontanea dura più di 10-12 secondi durante il sonno, ovviamente l'ossigeno nel sangue scende. Quando scende l'ossigeno dentro il sangue, le cellule e i tessuti restano senza ossigeno poiché noi viviamo perché respiriamo ossigeno dall'atmosfera, tutte le cellule, tutti i tessuti soffrono. Il sistema nervoso lancia un segnale di allarme, partono quegli ormoni che fanno aumentare la pressione, aumentare il battito cardiaco. In sostanza parte una reazione del sistema nervoso cosiddetto vegetativo, quello che presiede il funzionamento degli organi indipendentemente dal nostro volere, per cui l'organismo si scombina in modo tale che il cuore soffre, i polmoni soffrono, i muscoli soffrono, i reni soffrono, l'organismo nel suo insieme soffre, il cervello soffre perché questo allarme che il cervello lancia durante la notte lo fa autorisvegliarsi. Ma come uno obietta? La persona dorme, ho dormito dottore, guardi, mio marito, mio fratello, mio cognato continua a dormire. Sì! Ma se noi registriamo i segnali elettrici dal cervello vediamo che non è vero sonno profondo, ci sono dei micro risvegli, come si dice, per cui il cervello dal punto di vista elettrofisiologico è come se fosse sveglio. Uno allora, si sveglia che non ha dormito. Zambotto, ci fermiamo qui un secondo, pausa pubblicitaria, fra due minuti ci finisce la spiegazione il dottor Zambotto, direttore della pneumologia di Festre. Allora, il eh, dottor Zambotto ci stava spiegando. Nel sogno, questo praticamente crede di dormire e non dorme tu una serie di tutti i diritti. Esattamente, dimetti. la persona maschio mm. o femmina che sia, perché io sì. ho parlato di maschi in genere, sono i maschi, ma non dobbiamo dimenticare che nel mondo esistono anche le signore. Che belle signorotte grosse. Allora, tutte quelle belle signorotte grosse, anche per loro vale lo stesso principio. Con le donne c'è un altro aggravante, che essendo di solito di statura più bassa eh. dei maschi hanno problemi anche di particolari tipi di ostruzione dei bronchi, sì. quello che i fisiopatologi come Andrea Rossi chiamano mm. un'ostruzione dinamica dei bronchi, sì. per cui queste persone non solo vanno in apnea, ma anche soffrono di broncoostruzione sì. durante la notte, una specie di asma, i bronchi si chiudono senza che uno abbia l'asma, per cui l'ossigeno cala ancora di più nel sangue. L'organo che soffre più di tutti è ovviamente e l'organo che lavora più di tutti è il cuore, cioè il cuore e i vasi soffrono moltissimo. Sì. Il cuore soffre in quante maniere? In due maniere. O il sangue gli arriva poco con le arterie coronarie e allora gli viene la cardiopatia ischemica, come si suol dire. Oppure si sì, danneggia il sistema elettrico del cuore e nascono tante aritemie, tante fibrillazioni atriali o tante aritemie notturne, le morti improvvise durante il sonno, sono strettamente correlate a questa che si chiama sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Che avviene durante il sonno, nelle persone in genere sovrappeso, perché le vie aeree si chiudono, per questo si parla di apnea, mancanza di fiato, ostruttiva, cioè il collo si chiude come se uno si mettesse un cappio al collo. Quante su persone su 100 soffrono di questo? In maniera spannometrica, dal 3 al 4% 100, della popolazione sì. soffre di queste apnee e non sa di avere le apnee perché di solito il paziente viene liquidato o dagli amici o anche dai dottori con la frase e eh, per russare un po' russava anche a me nonno ma questa non allora, è una questi frase questi sono i russatori diciamo, i grandi, russatori, i grandi russatori, russatori che devono rivolgersi al centro di pneumologia per fare lo studio delle apnee nel sonno perché altrimenti rischiano la vita i grandi russatori se osservano diminuzione diurna di attenzione, concentrazione e memoria, se osservano una sonnolenza durante il giorno se osservano che la mattina si svegliano non riposati, devono rivolgersi al loro medico di famiglia e parlare con lui per combinare di fare nel punto più vicino un esame banalissimo che si fa a casa che si chiama ossimetria notturna, cioè la misura dell'ossigeno nel sangue durante la notte. Si fa mettendo una specie di ditale alla mano, non è un esame cruento, nessuno soffre, non c'è nessuna goccia di sangue e il malato alla mattina porta lo strumentino. Nel laboratorio il computer lo analizza e gli si dice se è un individuo che ha apnea del sonno oppure no. Benissimo, questa è una cosa importante perché eh, spiegherebbe anche molti incidenti, vero? Stradali. Una buona parte di incidenti stradali che capitano, i cosiddetti colpi di sonno, sono causati da queste persone che vengono colpite dal colpo di sonno perché il cervello che non ha dormito durante la notte si spegne improvvisamente durante il giorno e se uno ha un mezzo che viaggia a 130-140 km all'ora in autostrada, soprattutto se è pesante, lascio a voi, lascio agli spettatori immaginare cosa può accadere. Ahimè, ahimè. Dunque, cari telespettatori, come avete sentito i problemi sono notevoli. Vorrei sentire, adesso vorrei vedere eh, qualche cosa, l'esempio di queste strumentazioni che non sempre sono molto cruente, strumentazioni che per esempio usa Zambotto tutti i giorni, ma li usa anche Rossi ovviamente. Eh, queste sono strumentazioni sì, che usano anche a Verona. Queste strumentazioni sono dei broncoscopi rigidi, cioè dei tubi di metallo che vengono infilati dalla bocca dentro le vie aeree per togliere o tessuti infiammatori, cosiddetti granulomi o tumori nella trachea o nei bronchi nei pazienti che non sono altrimenti operabili, oppure negli operati in cui residua un po' di tessuto da togliere. Si utilizza un raggio laser per vaporizzare il tessuto, viene distrutto all'istante e inoltre se il bronco non riesce, come si dice, a star su da solo, gli si infila una protesi, cioè una, un tubicino di plastica, per lasciarlo aperto. Beh, poi si salva anche qualche vita, perché c'è gente che inala qualche corpo estraneo. Beh, c'è il gli grande gli problema dei corpi estranei sì, sì. nell'adulto e nel bambino. Eh, questi strumenti servono anche per togliere In corpi estranei, che di solito sono tappi di bottiglia di birra, eh. pezzi di denti, pezzi di ponte di dente, i bambini inalano noccioline... Gli anziani inalano, cioè vanno di traverso i noccioli delle ciliegie sì, sì, sì. e cose di questo genere. Ecco gli altri strumenti, per esempio. Vediamo ancora regia. Ecco questo. Questa è la macchinetta che serve per trattare le apnee del sonno. allora. Cos'è questo affare? È una specie di. è un affare di un aggeggio che prende l'aria dall'atmosfera, sì, sì. la pompa sotto pressione la spara dentro quel tubo il tubo è collegato con una maschera come quella che indossa un pilota quando va in aria con l'aereo, la persona che soffre di apnea si mette questa mascherina a naso e alla bocca, l'aria entra sotto pressione e tiene aperta la via aerea dentro il collo, così l'individuo spariscono le apnee e può dormire. Queste vie aeree che collabiscono, vero? Che collabiscono eh sì. spontaneamente durante il sonno. Abbiamo sì. altre diapositive da vedere, regia? No. Ecco, i Beh, fibroscopi, questi... ecco. Questa questo è l'innovazione degli ultimi anni. È no? un piccolo parco sì, di fibroscopi, questi sono dei broncoscopi, servono per entrare nelle vie aeree, per esplorarle, sì. soprattutto servono per fare diagnosi precoce dei tumori delle vie aeree, perché non tutti i tumori si vedono con la lastra, con l'attacca. In questo sospetto, nel caso che i pazienti abbiano questo sospetto, si entra con questi strumenti, si possono fare dei prelievi per l'esame istologico. Okay. Gli strumenti hanno varie misure perché dipende dalla persona, se è un bambino un anziano. Da quello che ho capito, in realtà, a parte il laser che ha dei costi superiori, le vostre strumentazioni non sono così costosissime, a parte i fibroscopi che hanno un loro costo, ma insomma, non sono delle strumentazioni a costi stratosferici. Quindi le premologie possono essere dotate bene, dappertutto. Qualsiasi premologia dovrebbe avere una dotazione standard di fibroscopi, perché la fibrobroncoscopia è, un è, una, come si dice, è una prestazione specialistica di base che, che qualsiasi pneumologo in Europa deve saper fare e deve poter fare, soprattutto perché il paziente in questi casi non può essere mandato a Padova, a Verona o a Trieste per fare un esame che può essere fatto lì a un costo socialmente accettabile. Bene, allora, ultimi minuti di trasmissione, il presidente dei pneumologi ospedalieri, il professor italiani, professor Rossi, dici qualche cosa tu? Allora, intanto siamo ben inseriti in un programma europeo. Mm. Cioè L'Italia fa parte di un programma europeo sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista, come adesso citava Franco, dell'educazione. Sì. C'è cioè, un programma europeo che si chiama Hermes, Hermes Colà, insomma, che serve a, proprio sta a portare sullo stesso livello tutta l'operatività pneumologica europea. Quindi. Questo perché? Mm. Perché il problema è quello di dare una risposta efficace ed efficiente. Mm ha un problema di salute pubblica, perché noi come medici il primo carro che ci interessa è la salute, la salute del cittadino, ma anche per contenere i costi, cioè noi certo. vogliamo collaborare con le autorità per essere efficienti oltre che efficaci. Che cosa vogliamo fare in questo programma? La prevenzione, sì. quindi noi portiamo sempre avanti la prevenzione individuale, cioè il fumo la prevenzione sociale, cioè l'ambiente, non possiamo non essere sensibili al grido di dolore dell'ambiente, come cioè. si direbbe, e la diagnosi precoce, cioè individuare le malattie in... prima, non significa, solamente... non significa spendere di più, no? significa spendere molto di meno, perché si potranno attuare. Prima la persona può collaborare molto di più, perché resterà una persona attiva, quindi ad esempio potrà continuare a fare il suo lavoro di autista, potrà continuare a fare il suo, il suo lavoro perché smette di fumare, andrà in giro con gli amici, andrà in bicicletta, quindi fa una vita molto migliore. Quindi la prevenzione, la diagnosi precoce, la possibilità di inserire le persone in trattamenti sempre più efficaci e sempre più indipendenti dalla segregazione ospedaliera. Noi vogliamo arrivare che negli ospedali ci devono rimanere il minor tempo possibile le persone che ne hanno bisogno per quei trattamenti che non possono ovviamente essere eseguiti fuori dall'ospedale, però in questo senso è l'integrazione sul territorio. Quindi la, il nostro programma in Italia, che è proprio in simbiosi col programma, col programma europeo, tant'è vero che il documento europeo è stato elaborato e rifatto anche in Italia per le esigenze nazionali e come sempre viene poi integrato a livello regionale, perché non dimentichiamo che la sanità è regionale in Italia, quindi il livello regionale è quello strettamente operativo. Quindi, primo, le malattie respiratorie sono un grave problema per la collettività, sono dalla seconda alla terza causa di morte, di invalidità e di costi. Secondo, è possibile fare qualcosa in termini di prevenzione individuale e generale. Terzo, è necessario mettere in piedi programmi di... Diagnostica precoce, di sensibilizzazione, di partnership con la persona e di integrazione del sistema sanitario: quindi direi che da fare ce n'è. Fortunatamente nella regione Vento si parte da un ottimo livello, sia dal punto di vista dell'assistenza, sia dal punto di vista della ricerca. È una regione per certi aspetti privilegiata, diciamo, e ecco, anche è ben una, organizzata. Appartiene ben organizzata, quindi parte bene. Quindi è una regione che ha delle ottime prospettive, e da questo punto di vista è innegabile che si riesce a muoversi in questo senso, sia per la sensibilità che ha il personale sanitario, sia per la sensibilità generale che c'è nella collettività, negli organi politici. Bene, allora cari telespettatori, come avete sentito la trasmissione è finita perché i minuti sono trascorsi. Ho avuto il piacere di presentarvi l'amico Andrea Rossi che dopo tanti anni, professor Rossi, ho rivisto proprio qui come graditissimo ospite. Tanti anni, è venuto cioè, apposta davvero qualche, una qualche da, anno. Qualche anno. E abbiamo conosciuto il dottor Franco Maria Zambotto, direttore della pneumologia di Feltre, dove tutti pensavamo che l'aria della montagna facesse tanto bene e vedete che purtroppo anche lui ha tanto da fare per curare, prevenire ed educare la popolazione. Quindi abbiamo capito tante cose. Mi raccomando, buona salute a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.